Grandi. Raga, allora ho interrotto sempre per dare la possibilità a chiunque mi stia scoprendo in questo momento di andare naturalmente in rete a guardare il canale dei Wild Beach, così scoprite la loro musica, e anche per dare un pochino di soddisfazione ai vostri fan con le varie domande. Allora, partiamo subito di nuovo da Marika Wild, che diceva appunto se volete, se state per fare un album, un altro album, ma precedente, cioè sullo stesso stile di quello precedente o differente, vi fai complimenti per i grandi live e la grande musica. Velocissimi, una risposta per quanto concerne appunto questo album. Il nuovo album, stiamo lavorando su nuovi pezzi, lo stile diciamo resta sempre lo stesso perché non possiamo andare troppo di fuori dell'heavy metal, però stiamo andando su diciamo ritmi un po' più pesanti, un po' più veloci, un po' più serrato, esatto. Sì, anche perché vengo io a rompere le scatole, che voglio accidenti, un po' di melodie di chitarre insieme. In doppio, sì. La batteria, the drum, logicamente da sempre, sì. No? Da sempre in calza. Allora, velocissimo, dico anche che Rick97 mi fai complimenti, grandi, avete concerti in programma, si diceva il 27, sì, giusto, sì. A Vicenza? 24, correggo il tiro, 24, 24, mi raccomando, 24, sì. A Vicenza, sì. In che festival, scusate, che mi ero perso prima? È un concorso della Modern Music Institute. Ok. Okay. Se non sbaglio sulla Caffè Live. Arte Caffè Live a Vicenza, sì. Trovano comunque tutto nel vostro sito, anche nella vostra pagina social, come date. Facciamo l'evento, certo. Dopodiché Marina Montagnier dice finalmente un gruppo italiano. Bravi, complimenti. grazie. Dopodiché Madda 91 Wild Beach. Grazie di tenermi compagnia mentre lavoro. Siete sempre fantastici. Aspetto il vostro prossimo album con molta impazienza. Dopodiché, Marina Montagnier, mamma mia, quanti sono? Adesso mi sono perso. Marina Montagnier, di nuovo, siete forti ragazzi, dovete continuare con questa foga. Poi me ne becco uno io. Samu 1082, ciao Samu, dice ciao Emiliano, sei grande, e salutiamo ancora con ciao ragazzi Marina Montagnier, Marika Wild, Rock Night Forever, Ridia 90, ciao. Bene, proseguiamo comunque anche con sentire voi, perché sennò... vai ragazzi, spaccate con i vostri messaggi, vi ricordo anche se volete comunque di postarli sotto la nostra appunto diretta YouTube. Fate dove volete, però ci piace anche che rimanga come ricordo, come segno, il vostro grafio anche in YouTube. Wow, mi piace un casino sudare così in diretta. Datemi da fare. Datemi da leggere. Allora, ragazzi, si parlava però anche di YouTube oltre la musica, una vetrina importante. Che cosa vi sta dando? Questo voglio anche sentire. Siamo riusciti col video che abbiamo fatto di una canzone che si chiama No Classical Dream a farci contattare fortunatamente da una piccola casa discografica in Irlanda. Caspita, che ci ha in contatto e speriamo, insomma, lui è abbastanza interessato, speriamo che attenda appunto sta attendendo nuovo materiale per valutare se possiamo capace, tramite il video che abbiamo fatto, ci ha visto e YouTube è servito a farci conoscere anche un po' in giro fuori dall'Italia. Bravi, quindi ragazzi, ascoltate i Wild Beach, se siete lì che siete un po' timorosi, dice non so cosa fare, cosa non fare, talento o non talento, lo sapete, non c'è problema, insomma, buttatevi, lanciatevi, iniziate pian pianino e poi diventerete sicuramente degli youtuber grandi e professionisti. Devo rispondere tramite voi, logicamente, perché la domanda è fatta a voi,
Ribia 90 che vi chiede: ragazzi, come mai questo nome? Effettivamente ve l'avrei voluto chiedere anch'io, ma non volevo passare per il classico scemo che insomma in diretta dice: che cosa significa White Beach? e come mai? E come mai? Forse spiaggia selvaggia? Boh, fate voi. Esattamente. Grazie, lo sapevo. Allora, rispondete a Ridia 90. Come mai questo nome? Sì. Perché praticamente un nostro amico che suonava con me in passato. Con me, suonava con entrambi. Vabbè, sì, perché, si chiama Angelo e per scherzare ha detto... posso dirlo? Sì, sì, vai tranquillo, detto, vai tranquillo. Ha detto puttana selvaggia, okay. Un'esclamazione così, e le ho detto: ma dillo in inglese, come si dice? Ha detto White Beach. Ha detto: bellissimo, cavolo, teniamolo, il nome è perfetto, resta in mente. Allora abbiamo tenuto il nome, è il nome più figo, dai, è il nome più figo di tutti. Questa è la nostra mascotte, che è la puttana. Esatto. Avete messo, esatto, proprio io lo ricordo, dopo ci godremo anche proprio un estrapolato musicale dove c'è proprio la copertina, così si capisce anche come ritrovarla. Però ragazzi, a me non è arrivato niente qua in studio, questo disco, questo CD non è arrivato. Ah, eccolo qua. Ok, tramite video è arrivato, va bene. Vedo che Valentino fa finta di non capire. braccino corto, vale. Oh, allora.